Gentilissimi, per la guida del software libero, sono Francesco Fusillo, in occasione di questo incontro di aggiornamento per il gruppo di coordinamento di CTS, ho pensato di spiegare come funziona un programmino semplicissimo, molto utile didatticamente, che si chiama Flamshot. Eccolo qui, Flamshot. Flamshot è un programma molto semplice che serve a catturare qualsiasi immagine presente sul nostro desktop. Flamshot si scarica gratuitamente da questo sito SourceForge, e lo metterò nella descrizione il link. E una volta scaricato, risulta molto semplice catturare qualsiasi immagine e anche modificarla che abbiamo sul desktop. Allora, una volta installato questo Flamshot, lo troverete qui pronto a funzionare. Infatti, eccolo qui. Quindi, quando vi serve catturare un'immagine, non fate altro che, facciamo questo esempio, abbiamo una primavera di Botticelli qua che ho preparato per risparmiare tempo e la voglio catturare, quindi me la ingrandisco alla misura che voglio. È una immagine disponibile in Creative Commons, basta dichiarare, appunto, no, di pubblico dominio, quindi non c'è neanche da dichiarare niente. Allora si lancia Flamshot, che si trova qui. Molti non sanno dove va a finire sto Flamshot, ma si mette lì in attesa che tu lo chiami. Appena lo chiami, vedete questa croce. Delimitate la parte che vi interessa, che può essere tutta, un pezzetto, il viso, ecco, e vediamo già a questo punto la dimensione è 152x158, veramente piccolina. Adesso lo allargo perché così vediamo bene i controlli. Vedete, qui abbiamo tutta una serie di controlli che possiamo fare. Possiamo scriverci sopra, tracciare delle linee, mettere delle frecce. Non so, ecco, mettiamo una freccia per indicare il soggetto, fare dei cerchi, scrivere con la matita libera se avete una tavoletta grafica, scrivere del testo e, ecco, girarla, non girarla, ne fate veramente tante. Potete mandarla su un cloud, però la cosa interessantissima che adesso vi farò vedere per la nostra utilità è: o la salvo, in questo senso, salvo anche la freccia, e dalla finestra di dialogo vedrò dove salvarla. La salvo sul desktop e la chiamo prova. Prova 33, magari ce ne sono delle altre. Salva. Oppure, più semplicemente ancora, se non mi interessa poi recuperare questa immagine per qualche ragione, seleziono la parte. È bello che vedete, potete anche modificarla se non vi garba. E la copio. Ho sbagliato, ho cliccato ancora salva. La funzione copia è veramente eccezionale perché, eccola qui, copia. Io l'ho copiata nella cache della macchina. A questo punto la posso incollare dove voglio. Un foglio di calcolo, naturalmente la ridimensionate, vero? La potete copiare in una presentazione, eccola qui, incolla. Quindi copiare, incollare e gestire come un'immagine che era già nel PC. La gestite come vi pare, la girate, qua è dentro una presentazione di Impress, oppure anche in un foglio di Writer. Ecco, magari conoscete Word, è la stessa identica cosa, incolla. Quindi copio e incollo da qualsiasi fonte, qualsiasi immagine, grazie a questo Flamshot, bellissimo programmino open source che vale la pena di distribuire. Le immagini sono un potente strumento di spiegazione, di arricchimento e di definizione anche delle idee che si vogliono spiegare per iscritto, quindi poter utilizzare le immagini risulta molto, molto utile. Flamshot ve lo permette di fare con una estrema facilità. E quindi non mi resta altro che dirvi buona sperimentazione.